Le cartoline da Fano da oggi non saranno più le stesse. Uno dei luoghi più significativi della città, dove romanità e rinascimento si danno la mano, è rinato a nuovo splendore. Oltre al nuovo selciato, anche i giardini Roma hanno subito una profonda e radicale trasformazione, esaltando ancor di più la statua di Cesare Ottaviano Augusto e dando risalto in tutta la sua imponenza al bastione del Nuti, soffocato dal verde in passato, ma che ora accoglie chi arriva da nord con una severa e maestosa figura. Ovviamente è stato un cantiere che ha creato disagio, ma noi abbiamo cercato alla città di limitarlo questo disagio, perché solo in pochissimi giorni abbiamo proprio impedito il transito. Per il resto abbiamo sempre consentito quantomeno il passaggio pedonale. Diciamo che già con questi pochi interventi, certo importanti, però minimali, abbiamo sicuramente ridato vita a uno dei luoghi più belli della città. Direi, ecco, un salotto, veramente. E oggi lo dimostrano le persone che sono qua, che hanno gli occhi, vedo, belli. Insomma, mi sembra che ci sia soddisfazione. Ma è al calar della sera che questi gioielli di Fano regalano lo spettacolo più maestoso. Grazie all'illuminazione scelta con uno studio specifico e con la consulenza di massimi esperti del settore, lo spettacolo della Porta Maggiore con il fondale della Porta Augustea proveniendo dalla Flaminia regala emozioni scenografiche uniche. Con una spesa di 900.000 euro e maestranze tutte locali come l'Idronova di Daniele Talamelli, che ha curato l'impiantistica e l'irrigazione con l'ausilio per le opere murarie della ditta Astra, ed il verde messo a dimora dal vivaio Guccioni, il Pincio è stato presentato sabato mattina a tutta la cittadinanza. L'impianto prima era costituito da 15 punti luce, adesso abbiamo aggiunto 135 nuovi punti luce. Però tutti sono a LED di ultima generazione, perché una cosa a cui ci ha sempre tenuto da anni l'amministrazione è limitare i consumi, tant'è che tutto questo impianto non supererà i 3 kW di consumo all'ora.